SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Chiesti 78 anni di condanna per gli 11 imputati dell'inchiesta Reniero. È tornata in tribunale la vicenda di riciclaggio di denaro che iniziò nel 2008 e che vede il protagonista Asset Banca di San Marino e la forlivese BCRR. Si infiamma la polemica sugli aiuti pubblici destinati agli scali aeroportuali e il Riminum denuncia alla Commissione europea le erogazioni per l'aeroporto di Ancona e parla di concorrenza sleale. Nel percorso verso il voto del 4 marzo abbiamo sentito la candidata riccionese Elena Raffaelli della Lega, che pone l'accento sul turismo, e da Forlì Giovanni Paglia per Liberi Uguali parla di sostenibilità e lavoro. Controllerà il rischio sismico del territorio la nuova rete di monitoraggio realizzata da Edison negli impianti di stoccaggio gas del Lughese. La rete sarà pronta per l'estate e il progetto avrà la supervisione dell'Università di Bologna. Cesena è la città della Romagna dove si legge di più. Lo dicono i numeri della Biblioteca Malatestiana, che ha registrato nel 2017 una media di 455 prestiti al giorno. Cresce l'interesse per la sezione viaggi e aumentano le richieste di ebook. Calcio. Dopo aver sostenuto il primo allenamento con i nuovi compagni, il neo acquisto del Cesena, l'attaccante Cosimo Chiricò, si è presentato durante la conferenza stampa a Villa Silvia. Il giocatore sarà pronto a scendere in campo tra una decina di giorni. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Romina Bravetti. Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione serale, che questa sera andiamo ad aprire tornando a parlare dell'operazione Reniero, riciclaggio di denaro, il caso di Asset Banca di San Marino e Banca di Credito e Risparmio di Romagna di Forlì torna in tribunale. Chiesti più di 70 anni per gli 11 imputati. Vediamo allora tutti i dettagli nel nostro primo servizio. Era il 6 gennaio del 2008 quando vennero eseguite una serie di ordinanze di custodia e diverse perquisizioni tra Forlì, Cesena, Rimini e San Marino. Si torna in tribunale per il caso della banca forlivese BCRR Asset Banca di San Marino. Come si legge sulla stampa locale, il procuratore reggente di Forlì, Filippo Sant'Angelo, ha chiesto per le 11 persone coinvolte pene che vanno da 10 a 6 anni, 78 anni in totale, oltre a sanzioni amministrative pecuniarie per gli enti Asset e Sman. Rimangono le accuse di usura e riciclaggio, visto che le altre, come abusiva attività bancaria, ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza, appropriazione indebita, sono cadute in prescrizione. Un'indagine avviata dall'allora sostituto procuratore a Forlì Fabio Di Vizio e dalla squadra mobile, che riguardava presunti fidi accordati da Banca di Credito e Risparmio di Romagna a imprenditori utilizzando fondi transitati da Asset a San Marino sotto forma di nero. In due anni ci sarebbe stato un flusso di denaro di circa 25 milioni di euro. Il procuratore reggente ha ricostruito l'indagine partendo dal nome Reniero, nata da un'intercettazione telefonica nella quale uno degli imputati, Stefano Ercolani, allora presidente di Asset Banca, si era definito il re del nero. Proprio per Ercolani la procura ha chiesto 10 anni di carcere e 20.000 euro di multa. Erano imputati per illeciti amministrativi anche gli enti Asset e Sman, per i quali è stata chiesta la sanzione amministrativa di 1.200 quote per Asset e 500 quote per Sman. Delle prossime udienze toccherà alle arringhe difensive.
Proseguiamo con la cronaca, andiamo al nostro portale TR24. Il corpo di un 38enne, che poche ore fa si è scoperto essere un giocatore di calcio noto Ravenna, è stato trovato in mattinata nei pressi di una rotonda della Ravegnana a ridosso del centro della città romagnola. Dai primi rilievi dei carabinieri non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un suicidio. Ad avvistare il cadavere e ad allertare i soccorsi è stato verso le 9 un passante. Molti gli automobilisti che si sono imbattuti nella terribile scena, oltre che nella Ravenna. Il 38enne aveva giocato in varie squadre emiliane tra i dilettanti, attualmente era tesserato per un club di promozione. E ancora a cronaca, andiamo allora a vedere delle immagini, perché nel maggio scorso aveva accoltellato padre e figlio, gestori di un bar di Marina Centro di Rimini, dopo che questi gli avevano intimato di lasciare il loro locale per via dell'atteggiamento molesto nei confronti dei clienti. Il soggetto in questione, si tratta di un 43enne di Vibo Valentia, che all'epoca dei fatti era in stato di alterazione, è stato condannato a 6 anni di reclusione per tentato omicidio, esclusa la premeditazione. Il condannato si era fatto arrestare nuovamente nelle settimane scorse, una volta uscito dai domiciliari in seguito a una colluttazione avvenuta in un locale del Calabrese. Rimaniamo a Rimini ma cambiamo argomento. L'aeroporto infatti denuncia presso la Commissione Europea gli aiuti pubblici destinati allo scalo di Ancona, sostegno al Fellini da parte del territorio, ma anche critiche rivolte al sostegno e alla gestione targata Air Riminum. Si infiamma la guerra dei cieli che vede in mezzo al campo l'aeroporto di Rimini. La società che gestisce lo scalo Air Riminum parla di concorrenza sleale da parte dell'aeroporto di Ancona. Pietra dello scandalo, quei 20 milioni di euro destinati dalla Regione Marche alla ricapitalizzazione della società Air Dorica che gestisce lo scalo marchigiano. Denari che servono a rifinanziare il suo debito. Vogliono usare i soldi degli italiani per coprire un buco di 40 milioni di euro. Tuona così l'amministratore delegato di Air Riminum, Leonardo Corbucci, che si è rivolto a uno studio legale internazionale per denunciare presso la Commissione Europea quanto sta avvenendo ad Ancona. Corbucci farebbe meglio a pensare ai voli che ha perso, è la replica al vetriolo della numero 1 di Air Dorica, Federica Massei, la quale ritiene legittima l'opera di ricapitalizzazione in atto. Siamo stati noi a chiedere il via libera all'Unione Europea, ha precisato. Contro i vertici di Air Riminum si scaglia anche il Movimento 5 Stelle riminese, che li accusa di scarsi risultati. Nel 2017 hanno ottenuto meno della metà dei passeggeri che si erano prefissati a inizio mandato, denunciano. In difesa del Fellini, Sergio Pizzolante di Civica Popolare, gli aiuti di Stato ad Ancona discriminano Rimini, ha detto. Anche le associazioni di categoria locali, Confcommercio e Associazione Albergatori, puntano il dito alla pratica marchigiana e parlano di evidente squilibrio nella libera competizione tra gestori. E continuiamo con la cronaca, torniamo alle pagine del nostro portale TR24, parliamo di un 67enne pensionato di Riccione che è stato ritrovato morto ieri nella sua abitazione. Si ipotizza che un malore improvviso abbia provocato la caduta dell'uomo contro una porta vetri che sarebbe andata in frantumi tagliandogli la gola, provocandone successivamente la morte. Non è servito a nulla purtroppo il tempestivo allarme della suocera al 118, per l'uomo non c'era già più nulla da fare. E ancora dal nostro portale andiamo nel territorio al limite tra il Ravennate e il Ferrarese. Prima ha colpito la madre alla testa con un oggetto contundente, poi ha tentato di strangolare la nipote 15enne arrivata a soccorrere la nonna. Per questo, con l'accusa di duplice tentato omicidio, i carabinieri hanno arrestato a Bosco Mesola nel Ferrarese un 40enne della zona. La donna, 61 anni, è stata aggredita in casa per motivi in corso di accertamento da parte dei militari della compagnia di Comacchio e del nucleo investigativo. La ragazza, sentendo la nonna urlare al piano di sopra poco dopo le 7 di questa mattina, è salita e dopo essere stata aggredita dallo zio è riuscita a divincolarsi dalla presa ed è andata da un vicino che ha chiamato il 112. I militari hanno trovato il 40enne nel cortile di casa con al guinzaglio il proprio cane, un molosso di grossa taglia che minacciava di liberare. I militari sono riusciti a bloccare l'uomo approfittando di un suo momento di distrazione. Cambiamo argomento e apriamo allora la nostra pagina dedicata alla politica e parliamo ora della candidata riccionese alle elezioni per la Lega. Si tratta di Elena Raffaelli e ci parla di Bolkestein. Questa è la istanza del territorio che porterò in Parlamento, è quanto ha detto. Emozionata dopo la scelta del leader leghista Matteo Salvini di candidarla nel suo collegio di riferimento, la riccionese Elena Raffaelli, attualmente assessore alla sicurezza del comune di Riccione, spiega ai nostri microfoni come si comporterebbe qualora venisse eletta in Parlamento.
Gli imprenditori del nostro territorio vivono da anni con la spada di Damocle della direttiva Bolkestein, ha detto. Occorre certezza per chi ha investito tanto. In Parlamento per dire che cosa? In Parlamento per portare tutte le istanze del territorio. Vogliamo essere quella forza che rappresenta prima di tutto i bisogni della gente. E non i grandi temi, quelli lontani che la gente non sente più, ma i temi che la gente tocca tutti i giorni. Quindi molta semplicità, molta onestà, molta passione. Questa è la molla e il sentimento prevalente che anima questa grande avventura verso il Parlamento. E dalla Romagna quali istanze porterà in Parlamento? Della Romagna parlerò subito della Bolkestein, l'ho detto nella presentazione, e credo che sia una grande priorità per ridare certezza a chi ha investito tanto e a chi oggi è fermo, a chi oggi vive nella grande incertezza e avrebbe grandi ambizioni. Abbiamo gli imprenditori giusti per poter andare verso il futuro con grande qualità. Serve una certezza e noi questa daremo a tutti gli italiani che hanno oggi sulla schiena la spada di Damocle della Bolkestein. E sempre con la politica ci spostiamo invece a Forlì, che è stata toccata dai candidati di Liberi Uguali che hanno presentato il loro programma durante una conferenza stampa tenutasi al Globus. Vediamo il servizio. Economia, lavoro e ambiente sono solo alcuni dei temi su cui si giocheranno le prossime elezioni del 4 marzo. Presentati all'Hotel Globus di Forlì i candidati di Liberi Uguali. In Italia manca l'uguaglianza soprattutto, se pensiamo che recenti statistiche ci dicono che l'82% della nuova ricchezza che si è generata in questi anni di ripresa in realtà sono finite nelle tasche dell'1% più ricco della popolazione. E ci dice anche che tutti i lavori che sono stati creati, il 90% del nuovo lavoro creato è lavoro precario, è lavoro povero. È chiaro che in queste condizioni non è una situazione in cui si possano determinare una ripresa strutturale, una ripresa duratura. Quello che serve è redistribuire verso il basso, quello che serve è che le persone tornino ad avere un reddito sufficiente a poter consumare, a poter rilanciare per questa via l'economia. Quello che serve è soprattutto un grande piano di investimenti pubblici che noi proponiamo. Lei ha toccato anche i temi dell'ambiente, che sono molto cari ai cittadini in questo momento, soprattutto siamo a Forlì, città dove c'è anche l'inceneritore, quindi la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Sì, noi ci battiamo da sempre e continueremo a batterci anche in questa prossima legislatura, se ne avremo l'occasione, per un ciclo dei rifiuti che non prevede incenerimento ma prevede invece recupero ed eventualmente riciclaggio di quello che è il materiale consumato. Noi dobbiamo imparare a considerare i rifiuti come una risorsa da sfruttare, non semplicemente come materia da eliminare inquinando ulteriormente l'ambiente. Lasciamo ora la politica e passiamo all'attualità, perché sarà pronta in estate la rete di monitoraggio microsismico dell'impianto di stoccaggio gas di San Potito e Cotignola nel Lughese, in provincia di Ravenna, per rilevare la sismicità della zona. Sentiamo tutti i dettagli. Servirà a controllare il rischio sismico del territorio la nuova rete di monitoraggio realizzata da Edison all'impianto di stoccaggio gas di San Potito a Cotignola. La rete, costituita da 15 sonde di rilevamento sismico, sarà pronta quest'estate. Il progetto, supervisionato dall'Università di Bologna, servirà anche a migliorare le conoscenze scientifiche sulla sismicità. L'impianto di stoccaggio ha una capacità di 450 milioni di metri cubi di gas naturale. La rete microsismica del giacimento di stoccaggio San Potito Cotignola è il frutto, se vogliamo, anche delle recentissime migliorie della sicurezza ambientale che il nostro paese si è dato. Si tratta di attrezzare il territorio con una serie di stazioni microsismiche, come sono dette in gergo tecnico, che rilevano qualunque attività o attività di tipo microsismico nel sottosuolo dovute a qualsiasi evento. Si tratta di una rete avanzatissima, direi la prima a livello nazionale così precisa, che sarà implementata attraverso la costruzione di 15 stazioni poste sul territorio, riuscendo a cogliere qualunque possibile eventuale movimento dovuto all'attività antropica che c'è su questo sito. È un progetto importante perché consente di monitorare un'eventuale microsismicità dell'impianto, ma contestualmente consente di monitorare qualsiasi altro tipo di sismicità presente sul territorio.
La stazione ferroviaria di Imola è una delle 7 prime tappe della regione Emilia-Romagna, protagonista del piano industriale 2017-2026 del gruppo Ferrovie dello Stato, che ha nella riqualificazione l'obiettivo di rafforzarne la centralità. Vediamo allora il servizio. È stato presentato alla stampa il nuovo volto della stazione ferroviaria di Imola dopo mesi di lavori per un investimento complessivo di 4,5 milioni di euro realizzato da Rete Ferroviaria Italiana. Ora la fermata imolese è a norma, secondo lo standard europeo previsto per i servizi ferroviari metropolitani, e apre tra le capoliste della regione il piano industriale di riqualificazione strutturale in programma nell'agenda del gruppo Ferrovie dello Stato fino al 2026, introdotto anche il servizio di collegamento in rete Wi-Fi station gratuito per tutti i passeggeri. E oggi si è realizzata una parte importante del piano industriale di Rete Ferroviaria Italiana, che prevede il restyling completo delle 620 stazioni d'Italia. È stato un investimento di oltre 4,5 milioni di euro e prevede il rinnovo completo dei due marciapiedi esistenti di stazione, che sono stati adeguati ad H55 proprio per facilitare la mobilità di tutte le persone secondo gli standard europei. Abbiamo costruito ex novo il terzo marciapiede di stazione con la relativa pensilina, abbiamo rinnovato tutte le pensiline, il fabbricato viaggiatori, abbiamo riqualificato i bagni che saranno bagni automatici, abbiamo realizzato il nuovo ascensore a servizio del terzo marciapiede, la stazione adesso è dotata di wifi, le illuminazioni sono tutte a LED con un sistema di diagnostica che consente di verificare in tempo reale tutto il sistema di alimentazione della stazione. Consegniamo alla città oggi una stazione completamente rinnovata, finalizzata sempre di più all'intermodalità. Finiti i lavori a Imola, i cantieri si sposteranno a breve anche più in Romagna, toccando le stazioni di Forlì e Cesena. Rimaniamo nel territorio imolese e faentino, perché nel corso del 2017 hanno registrato numeri record per quanto riguarda il turismo. Andiamo allora a vedere il quadro. Dopo il successo del 2016 sul 2015 arrivano i primi dati statistici del 2017 di Turismo 5, che indicano un continuo incremento di presenze turistiche nel territorio di Imola più 18,7% e Faenza più 5,5%. Ruolo decisivo quello di IF, società pubblico-privata, che ha dato un ulteriore impulso alla crescita, ricoprendo un ruolo operativo con azioni mirate in Italia e all'estero. Si conferma per tutta la regione un momento molto positivo, anche per il territorio dei comuni di Imola, Faenza, i nostri 16 comuni, i dati sono tutti positivi per quanto riguarda le presenze, registriamo un altro anno molto importante con delle crescite veramente considerevoli. In totale nei 16 comuni le presenze superano per la prima volta, quindi è per questo che è il record storico, le 600.000. con delle eccellenze come i comuni di Imola e i comuni di Faenza stesso che registrano degli incrementi che sono superiori ai due rispettivi capoluoghi di provincia, quindi il comune di Bologna e il comune di Ravenna. Siamo consci di avere un potenziale ancora molto molto interessante, soprattutto per quanto riguarda il turismo leisure, il turismo legato all'arte e alla cultura, il turismo legato all'attività outdoor, all'aria aperta, valorizzando i nostri borghi, le nostre eccellenze, i nostri prodotti tipici, perché il 2018 dal punto di vista turistico, lo ricordo, sarà l'anno dell'enogastronomia. Turismo 5 è una piattaforma web che la Regione ha messo a disposizione di tutte le strutture che esistono sul territorio regionale, permette di raccogliere le informazioni statistiche sui turisti direttamente tramite la registrazione dei clienti, quindi nel momento del check-in del cliente. Quindi per la struttura, con un solo adempimento, con una sola registrazione del dato, si evadono diversi adempimenti, da quello di pubblica sicurezza a quello statistico. Andiamo a vedere un altro bilancio con numeri record per il 2017, in questo caso quello della Biblioteca Malatestiana di Cesena. Cesena è la città della Romagna dove si legge di più. La biblioteca, il principale istituto culturale cittadino, vanta una performance superiore alle altre città della regione. Nel 2017 si è registrato un aumento di frequentatori pari a 280.000 e una media giornaliera di 800 persone. I prestiti sono stati 155.000, con una media di 455 al giorno. La circolazione, ovvero il rapporto fra libri presi e numero di abitanti, è di 1,60, che significherebbe 1,6 libri a testa presi da ogni cittadino cesenate. Il principale exploit riguarda la sezione viaggi, che ha registrato un aumento di 13 punti percentuali. Aumentate anche le richieste di prestito di ebook.
Alta l'attenzione nei confronti della Malatestiana antica, che ha visto 20.000 visitatori nel corso dell'anno, grazie ai quali è stato possibile raccogliere fondi per il restauro di alcuni codici arcaici. Parlando della biblioteca come luogo di promozione intellettuale, sono stati numerosi gli eventi culturali tenuti nella struttura, circa 341, pari al totale dei giorni di apertura. Un trend in aumento quello delle visite didattiche, che hanno visto almeno 118 classi scolastiche. Ed ora invece altre notizie di cronaca attualità con le nostre brevi. Ravenna, una banda di malviventi ha messo a segno una spaccata nella notte tra martedì e mercoledì ai danni di un negozio di biciclette. I ladri si sono portati via circa 15 bici di alta gamma del valore di circa 40.000 euro. Forlì, i carabinieri hanno denunciato un 23enne di nazionalità marocchina che avrebbe minacciato un 17enne per tentare di convincerlo a spacciare alcune dosi di marijuana. Ad incastrarlo la denuncia del giovane che, dopo aver resistito alle intimidazioni, ha allertato le forze dell'ordine. Rimini, è finita in carcere una banda di tunisini ritenuta responsabile di detenzione di droga ai fini di spaccio. Nella loro abitazione è stato rinvenuto oltre un chilo di sostanze tra cocaina, eroina e hashish. Cesena, un camion carico di carta si è rovesciato nella mattinata di oggi sulla rampa di accesso alla secante nella zona di Ponte Pietra. Non si sono segnalati feriti, ma le operazioni di recupero del mezzo hanno creato diversi problemi alla circolazione. Cedo ora invece la linea alla collega Fulvio Zappatore per tutte le ultime novità sportive. Grazie Romina, buonasera a tutti, benvenuti a questa edizione serale del nostro TG Sportivo. Iniziamo parlando del Cesena, perché questa mattina il nuovo attaccante dei romagnoli, Cosimo Chiricò, si è presentato in conferenza stampa. Sentiamo allora che cosa ha detto ai nostri microfoni. Il primo impatto come è stato anche a livello fisico col primo allenamento di ieri? Guarda, considerando che non mi alleno da 10-15 giorni, è stato subito un allenamento importante dove non ho fatto tutto quello che dovevo fare, però con il mister e con i preparatori stiamo cercando una soluzione per stare il meglio possibile in forma. Ecco, conosci i sistemi di Castoni, come pensi di entrare in questi meccanismi? Guarda, so che il mister gioca al 4-4-1-1, quindi sicuramente mi farà fare l'esterno destro. A livello atletico, quando pensi di poter entrare in forma? Guarda, con questo, come già detto prima, stiamo parlando con il mister, con i preparatori, quindi spero una decina di giorni. Parliamo ora di pallavolo, perché è già vigilia di campionato per la Bunghe Ravenna, che domani tornerà in campo per affrontare la trasferta di Castellana Grotte. La squadra di Coach Soli ha dato ottimi segnali di ripresa domenica, battendo al tie break la Calcedonia Verona, l'ennesima battaglia di questo ultimo scorcio di campionato per i giallorossi. Sono già tre partite di vittorie con 7 sul filo di lana, quindi punto a punto, 4 pari, 25 pari. Abbiamo 29-27, sia questa che quella di Padova e anche la partita di Challenge. Quindi a livello mentale credo che sono già tre partite in cui la squadra dà tutto, dà delle conferme anche nei momenti decisivi, perché prima magari nei momenti decisivi c'era qualche sfasatura. Sì, abbiamo secondo me in una fase centrale del campionato perso un pochettino di vista quali sono le nostre caratteristiche, quali sono le cose che ci portano frutti nel gioco e quali invece sono quelle che ci portano energia altrove e quindi ci fanno appunto vivere momenti di blackout troppo lunghi per poi essere recuperati contro qualsiasi squadra in Superlega. Questo è un campionato che non perdona niente, quindi avere ben chiaro quelle che sono le situazioni sulle quali focalizzare tutte le nostre energie sempre a prescindere dal risultato è molto importante. Lo stiamo un pochettino recuperando, anche se non completamente, dobbiamo continuare su questo e appunto tenere nel cuore quello che sono i risultati. I risultati vengono quando ci comportiamo in un certo modo, quando collaboriamo, quando sappiamo soffrire con il sorriso e sappiamo andare oltre quello che sono anche la valvola degli avversari.
Una notizia adesso che riguarda il ciclismo, perché comincia bene l'avventura colombiana per Matteo Malucelli. Il ciclista forlivese classe 93 in forza Landroni Sidermec ha infatti conquistato un buon quarto posto in volata al termine della prima tappa della Vuelta Oro Ipaz, caratterizzata da un circuito di 11 km da percorrere 9 volte e vinta da Fernando Gaviria della Quick Step. Per Malucelli si conferma quindi un ottimo avvio di stagione dopo le due vittorie ottenute nel mese di gennaio in Venezuela. Bene, è tutto per oggi. Io vi ricordo che potete rivedere questi servizi e tutti gli ultimi aggiornamenti sul nostro portale tr24.it. Ripasso la linea a Romina Bravetti. A voi tutti una buona serata. Grazie Fulvio per questi aggiornamenti sportivi. Passiamo ora invece al meteo con le previsioni per le prossime ore. Buonasera a tutti i telespettatori di R24 e Teleromagna da Andrea Raggini. Nella giornata di martedì e quella di oggi una perturbazione ha determinato piogge a tratti abbondanti su diverse aree della nostra regione, portando la neve fino a quote di bassissima collina in Emilia. La situazione nella giornata di domani tenderà a migliorare gradualmente, infatti la giornata vedrà il ritorno di qualche schiarita soprattutto sui settori centro-orientali della nostra regione. Maggiore nuvolosità potrebbe interessare ancora le pianure dell'Emilia centro-occidentale e il crinale dell'Appennino, dove nel corso del pomeriggio qualche fiocco di neve potrebbe tornare a cadere. Temperature in calo nei valori minimi, comprese tra 0 e più 6 gradi, valori massimi generalmente compresi tra 6 e più 10 gradi, ventilazione per lo più debole, mare poco mosso. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Andiamo invece a rivedere i principali titoli di questa edizione e lo facciamo attraverso il nostro riepilogo. Chiesti 78 anni di condanna per gli 11 imputati dell'inchiesta Reniero. È tornata in tribunale la vicenda di riciclaggio di denaro che iniziò nel 2008 e che vede il protagonista Asset Banca di San Marino e la forlivese BCRR. Si infiamma la polemica sugli aiuti pubblici destinati agli scali aeroportuali e il Riminum denuncia alla Commissione europea le erogazioni per l'aeroporto di Ancona e parla di concorrenza sleale. Nel percorso verso il voto del 4 marzo abbiamo sentito la candidata riccionese Elena Raffaelli della Lega, che pone l'accento sul turismo, e da Forlì Giovanni Paglia per Liberi Uguali parla di sostenibilità e lavoro. Controllerà il rischio sismico del territorio la nuova rete di monitoraggio realizzata da Edison negli impianti di stoccaggio gas del Lughese. La rete sarà pronta per l'estate e il progetto avrà la supervisione dell'Università di Bologna. Cesena è la città della Romagna dove si legge di più. Lo dicono i numeri della Biblioteca Malatestiana, che ha registrato nel 2017 una media di 455 prestiti al giorno. Cresce l'interesse per la sezione viaggi e aumentano le richieste di ebook. Calcio. Dopo aver sostenuto il primo allenamento con i nuovi compagni, il neoacquisto del Cesena, l'attaccante Cosimo Chiricò, si è presentato durante la conferenza stampa a Villa Silvia. Il giocatore sarà pronto a scendere in campo tra una decina di giorni. Bene, anche per questa sera è veramente tutto. Non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e ricordarvi come sempre il nostro portale TR24, pagina Facebook e Twitter. Vi ricordo anche come sempre che la nostra informazione in diretta tornerà puntuale domani mattina alle 7:15 con la nostra rassegna stampa. Ancora grazie per l'attenzione e un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.